Il distretto della felicità. Ormai mi ha appassionato questo titolo, questo grande progetto che inizialmente pensavo fosse un grande sogno e poi cominci a sognarlo e ti rendi conto che forse riesci a portare avanti le cose. Tutto è nato nel, doveva essere 2013 circa. Partecipo ad un convegno e un convegno a cui dovevo partecipare perché ero il presidente regionale, ci andavo, di per sé era una cosa che non mi interessava neanche più di tanto. Prendo, vado e una relatrice mi colpisce. Antonella Marsala, Italia Lavoro, è una società che dipende dal Ministero del Lavoro e che portava avanti progetti operativi sul territorio. Mi parla di conciliazione dei tempi di vita di lavoro, di cose e quant'altro, e lì mi scatta una scintilla. C'è il coffee break, lei prende, va di sotto, io la rincorro e gli faccio: io e te ci dobbiamo conoscere. Lei è rimasta un po' così, poi l'ho conosciuta, una persona esplosiva, e gli ho detto: Antonella, c'è un problema. Io che ho vissuto per tanti anni lavorando in giro per l'Italia, Roma, quant'altro, vedo che gli orari di lavoro da tutte le parti cercano di essere orari compressi. Si comincia alle 9, si smette alle 5 del pomeriggio. Pausa breve. Da noi abbiamo una fortuna, ma perché lo fanno lì? Lo fanno lì perché hanno dei tempi di trasporto da e per il lavoro che sono lunghissimi. Da noi non abbiamo la fortuna di non avere questi tempi così lunghi. Perciò possiamo fare 8, 12, 14, 18, tornarsene a casa, mangiare la tagliatella, quant'altro, eccetera, eccetera. Perciò siamo tutti felici e contenti in un contesto di questo genere. Ma se ci pensi, io ti riporto il problema. Idealizziamo la vita di una donna. Alle 7:30 prende, esce di casa, porta il bambino a scuola, va a lavorare dalle 8 alle 12, esce da lavorare, San Mauro quando esce a mezzogiorno è così, corre alla mezza a prendere il bambino che è uscito a scuola, corre a casa, fa da mangiare, mette a posto il marito, i bambini, ok, lavi i piatti, giusto il tempo, e corre ancora a lavorare, dalle 2 alle 6, alle 6 prende, esce da lavorare e deve correre a fare la spesa. A fare la spesa non ha tempo perché ha pochissimo tempo, prende e corre all'ipermercato, fa la spesa perché trova tutto lì, ok? Fa la sua bella spesa, poi prende e torna a casa, sono le 7 di sera, fa da mangiare al marito, ai figli, lava i piatti e si è fatto le 8:30, niente che devi stare alle due camicie, ha finito la sua giornata, punto, finito. Domanda: ma il rapporto con i figli? Ma la famiglia? Ma la vita? In una parola, ma è vita questa? È una vita completamente dedicata al lavoro, dove perdi determinate cose. E in una logica di questo tipo cosa mi sono visto? Mi sono visto che nel nostro comparto i giovani non vengono più a lavorare, le donne non vengono più a lavorare. Noi stiamo perdendo il riferimento e perdiamo le nuove generazioni in questo comparto del distretto delle calzature, che è un comparto importantissimo. Se noi guardiamo il distretto della calzatura, negli anni 2009, quando c'è stata la grande crisi mondiale 2008-2009, cosa è successo? È successo che tutti sono crollati. Il mondo delle calzature ha un attimo balbettato e poi ha cominciato a fare un più 10, un più 10, un più 10. Sono cresciuti tutti all'infinito. Ma perché è successo questo? È successo questo perché il sapere era tratto. Il saper fare le calzature come sanno fare qua a San Mauro, non lo fanno da nessun'altra parte. La scarpa di qualità è una scarpa unica che viene fatta a San Mauro. Le scarpe più belle al mondo vengono fatte qua, ma perché si sa fare la calzatura qua a San Mauro. Ecco, i giovani non vengono più a lavorare. C'è il rischio che si rompa quella trasmissione del sapere. Ne parlo col sindaco e gli dico: Luciana, questo è un problema. È un problema perché noi rischiamo veramente che fra 10-15 anni non ci sia più gente che viene a lavorare da noi. È
un problema enorme, il problema è che si sta verificando. Allora metto insieme le cose e comincio a cercare di capire cos'è che non funziona. E nella mia esperienza professionale mi rendo conto, perché oltre a tutto il mondo delle calzature, professionalmente ho seguito anche tantissimo il mondo della macerazione avicola, perciò tutte le nostre grandi aziende che abbiamo qua dell'agroalimentare, dove macellavano polli. Non so se qualcuno è mai andato a vedere come si macella un pollo, penso che sia il lavoro più brutto che esista. Bene, lì avevano la fila di donne che andavano a lavorare e nelle calzature la fila di donne non c'è. Solo perché nel mondo di là si fa dalle 7 all'una e qua c'è il mondo del lavoro spezzato. Ecco che allora l'orario di lavoro diventa un qualche cosa di importante. Cercare di cambiare l'orario di lavoro per cercare di attrarre nuovamente giovani e donne. Ritorno al film di prima, incontro Antonella Marsala, gli dico di questi miei pensieri, gli dico: dobbiamo lavorare per cambiare qualche cosa. E ricominciamo a lavorare a un progetto che vada a ridisegnare gli orari di lavoro. La cosa è molto semplice. Anziché fare un'ora, una pausa di 2 ore, si cerca di stringere la pausa, mezz'ora, tre quarti, un'ora, vediamo. Liberiamo le ore dopo, perché se liberiamo le ore dopo otteniamo dei risultati. Prima libero del tempo alle persone. Secondo, do la possibilità all'amministrazione pubblica di ampliare i suoi servizi e di coprire quell'arco di tempo che serve alla mamma per gestire le sue esigenze di welfare aziendale familiare che ha. Allora, primo passaggio, cambiare gli orari. Devi cambiare gli orari di lavoro, ma non è facile, perché devi convincere gli imprenditori, devi convincere i dipendenti, devi convincere le strutture pubbliche. Devi convincere un po' tutti. Quando partiamo nel 2014 con questo progetto, li abbiamo tutti contro. Tutti. Nessuno ci capisce. Io e il sindaco, andare avanti per questa storia e nessuno ci capisce. Però sono stuccone, sono duro, sono un ariete, perciò vado avanti, okay, a fare questa cosa qua. Bene. Timidamente, gli anni dopo, qualche azienda comincia a gestire, a cambiare gli orari. Cominciano a cambiare gli orari, comincia a cambiare quel sassolino buttato nel 2014. Dimenticavo, nel 2014 abbiamo fatto un sondaggio fra un campionamento di circa 700-800 lavoratori, sempre in questo progetto con Italia Lavoro, e viene fuori che il 60% di lavoratori non vuol cambiare gli orari di lavoro, il 40% sì. Che è il 40%? Le grandi. Il 40% è quasi composto da donne e giovani, poi qualche altra piccola categoria. Donne e giovani dicono: voglio cambiare, le altre no. Perciò il futuro del distretto dice che vuol cambiare, le persone di 40-50 anni, ok, magari non lo vogliono fare. Ecco che allora cominciano a mettersi in fila un po' le cose. C'è il nuovo che vuol cambiare, il vecchio che non vuol cambiare, il mondo intero a cui il cambiamento fa paura, e il 60% ti dice di no. Fortunatamente qualcosa cambia, qualcosa parte, e questo sassolino buttato lì con il sondaggio, con parlare, con gli incontri che abbiamo fatto, qualcosa ha prodotto. Quell'onda che ha creato quel sassolino nello stagno ha portato dei suoi frutti. Oggi un sondaggio fatto nella più grossa azienda di San Mauro ha portato che il 90% dei lavoratori hanno detto che vogliono cambiare, e proprio in questi mesi stanno partendo. La più grossa azienda di San Mauro partirà con questo progetto e si porterà dietro quest'idea di cambiamento. E il sogno allora comincia a prendere forma, perché il sogno, qual è il sogno? Il sogno è molto semplice. Una mamma che al mattino alle 7:30 prende quel bambino che come lo portava da sempre a scuola alle 7:30, da sempre, da 50 anni a questa parte, però cambia qualcosa, perché prende il bambino, lo lascia a scuola e lo va a riprendere alle 4:30 quando ha finito di lavorare. Ma nel frattempo cosa ha fatto questo bambino? Questo bambino, intanto, l'amministrazione pubblica ha cambiato gli orari delle scuole. Non si va più a scuola il sabato, hanno cominciato a fare dei turni di scuola dove il sabato non si va più, e quelle ore si fanno al pomeriggio, perciò ampliamo un po' le ore dove la scuola, okay, è presente.
Ma lì integriamoci qualche cos'altro. Troviamo una mensa di andare a mangiare ai bambini. I bambini, quando hanno finito, okay, la scuola, vanno a fare dei corsi pomeridiani di dopo scuola, fanno i loro compiti. Perché a questo punto andiamo a creare i presupposti per riuscire a fare un'attività integrativa con delle scuole private, con degli asili privati, con dei gruppi di studio privati che possono seguire i ragazzi, magari fino alle 3:30. Alle 3:30 prendiamo il bambino, lo portiamo a scuola calcio, a scuola basket, a pallavolo, non lo so dove, e la mamma alle 4:30, 5 si va a prendere il suo bambino. E allora il sogno si è realizzato, la mamma dalle 7:30 prende il suo bambino, se lo arriva a prendere alle 4:30. E quel dalle 4:30 alle 7 può gestire il rapporto con la sua famiglia. E se noi al bambino sostituiamo anziani, disabili, ci rendiamo conto che le esigenze di welfare aziendale, familiare, okay, vengono ampliate da un welfare territoriale dove aziende, sindacati, lavoratori riescono a coprire le esigenze delle singole persone. Ma per fare tutto questo, okay, c'è bisogno di un cambiamento. Il primo passo è sicuramente l'orario di lavoro. E lì ci siamo arrivati. E poi tutti mi prendono in giro per il nome. Perché l'hai chiamato Distretto della Felicità? Ho chiamato Distretto della Felicità, questo è un aneddoto familiare. C'era mio figlio che era in Erasmus in Spagna. Ordina un libro perché doveva dare un esame. Io sono curioso come una scimmia, come arriva il libro a casa, lo apro, lo guardo, il manifesto della felicità. Stefano Bartolini, docente di economia della felicità all'Università di Siena. Chiamo mio figlio e dico, ma che esame stai dando? Economia della felicità, ma è un esame? Sì, babbo, è un esame. In due notti me lo sono fatto fuori. E lì sono venuti fuori dei concetti che mi sono piaciuti tantissimo, come le dinamiche economiche possano essere applicate alla felicità delle persone, come interagiscono le dinamiche economiche nella felicità delle persone. È incredibile. Ecco che allora io dico, se noi nel nostro piccolo riusciamo a inserire delle dinamiche positive nei rapporti di lavoro, nella dinamica della vita delle persone, riusciamo nel nostro piccolo ad aumentare la felicità della gente. E se riusciamo ad aumentare la felicità delle persone, secondo me riusciamo a fare un servizio sociale incredibile, è bellissimo. E qualcuno mi domanda, ma ci riuscirai mai? Secondo me ce la farò. Ok, ce la farò perché sono partito da solo, adesso intanto non sono più da solo. Tanti stanno venendo dietro, questo è importante. E qualcuno mi chiede anche, ma perché lo fai? Ok, le motivazioni sono diverse. La prima è sicuramente perché questo distretto a me e alla mia famiglia ha dato tantissimo. Ed è ora che io restituisco un po' di quello che questo distretto ha dato a me. Se io riesco a migliorare la vita di 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 persone, io penso di riuscire a dare qualcosa di positivo al mio distretto. Il secondo è che migliorando la vita del distretto, io riesco sicuramente a dare un futuro all'attività del nostro distretto, perché riusciamo a essere attrattivi ancora verso una fascia di lavoratori che sennò diversamente va via. Io per lavoro seguo anche una grossissima azienda della grande distribuzione, lì abbiamo la fila di curriculum di ragazzi che vogliono andare. E non può essere che è più bello lavorare nella grande distribuzione piuttosto che in un cazzo di ufficio dove oggi gli ambienti di lavoro sono come un ufficio come questo. E perciò deve cambiare qualcosa. Ecco, l'insieme di riuscire a migliorare la vita, riuscire a dare una felicità, riuscire a vedere un futuro, mi danno una forza grossa rispetto a questo progetto e vedo che un po' alla volta è contagioso. Tante persone un po' alla volta ci stanno tornando dentro. Adesso siamo arrivati al punto in cui stiamo valutando le esigenze di welfare. Il progetto è piaciuto tantissimo che addirittura la Camera di Commercio, il CISE, la Società delle Camere di Commercio della Romagna, ha voluto finanziare questo progetto perché l'ha ritenuto veramente molto bello, tra i più belli del territorio, e ci sta dando una grossa mano. Oggi stiamo facendo un'analisi per vedere le esigenze di welfare delle famiglie, per fare la seconda parte. Dopo gli orari dobbiamo lavorare sull'integrazione del welfare familiare, di territorio, come fare. Ecco, adesso stiamo facendo questo. Magari fra
un annetto o due riusciamo anche arrivare a questa parte e vedere dove il distretto della felicità si è portato. Io sono fiducioso.